Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato a voi. Ed eccoci qua con un altro video dedicato alle vostre collezioni di orologi. Sono particolarmente curioso di dare un'occhiatella e vedere cosa ci proponete oggi, no? Sono tutti video che languono lì all'interno delle mie cartelle nel computer e sono pieni di contenuti. Chissà cosa c'è, a volte mi domando, chissà cosa c'è, chissà cosa dirà questo, chissà cosa vorrà dire questo. E metto anche tutto il mio impegno per proporveli il più spesso possibile. A volte vengono anche video lunghi di un'ora. Oggi non dovrebbe essere il caso perché ne ho messi quattro, eh. Oggi volevo andare un po' leggero, ne ho messi quattro. Speriamo di riuscire a smaltirli perché mi continuano ad arrivare, di questo sono ben felice, anzi continuate pure a mandarli, come fare lo vedete qui sotto. Dicevo, quattro video e dovremmo cavarcela con poco più di mezz'ora, dai, non credo, poi dipende anche da quanto sto a chiacchierare qua all'inizio, quindi bando ai discorsi. Oggi l'orologio del giorno è ancora una volta il mio Cartier Santos, orologio quadrato con 37,5 mm di larghezza cassa. In questo caso va detto larghezza cassa, non diametro, perché essendo quadrangolare è la larghezza. E badate bene che sul sito web viene detto che è 39,8 di larghezza. In realtà i 39,8 sono presi alla spalletta della corona e non ha senso. Ripeto, 37,5 di larghezza, quindi anche abbastanza portabile. Poi a me piace. In questo caso ho voluto proprio prendere la versione un po' più grande perché lo voglio ben presente al polso. È un orologio che deve essere ben visibile, sto qua. Mi garba così. E deve essere così. Ok. Detto questo, bando ai discorsi e adesso guardiamo il primo video. Dito infuocato, fuoco alle polveri. Ciao Davide, Ciao. siamo Sonia e Gian e volevamo far. Sonia e Gian, fermo subito perché qua i guantini no, sono inediti. Non si è mai visto un amico del canale con questi guantini. E voglio dire, meno male, no? Però in questo caso, essendo una signora, signorina, gentil sesso, ha questi guantini in pizzo, boh, tipo da matrimonio. Va bene, guardiamo Sonia e Gian, mi sembra che si chiamano. Vai, continuiamo. Di conoscere la nostra collezione, registriamo dal Friuli Venezia Giulia. Friuli. Boh, vai. Iniziamo con un Danaire Gran Turismo 1964, Danaire è un personaggio noto tra i collezionisti e questo è un limited edition con 1964 pezzi. Il Quarzo. quadrante White Panda, c'è cioè i contatori neri, e il motore è particolare perché è un ibrido 6,5 megaquartz. La cassa è in acciaio e guardando il retro si vede il disegno di una bella Aston Martin DB5. Bella. Comunque, Ok? l'ho detto mille volte, il Mecha Quartz di Seiko viene detto ibrido, sì, perché c'è la parte cronografica che si muove come una lancetta fluida, ma è a quarzo, a tutti gli effetti è a quarzo. C'è qualche ingranaggetto di plastica che in più e basta, non è che sia quella gran cosa. Vabbè. Adesso passiamo a un orologio di Sonia, un Tissot PR100, Bellino. classico, affidabile, un quarzo svizzero per tutti i giorni, Per tutti i acciaio, giorni. cassa da 34, c'è cioè i suoi 34. brillantini, Sì. inquadrante, un bello orologetto. Sì, simpatico, dai. Un orologio dei miei, bulgari, Assioma, acquistato anni fa in Giappone, una referenza A48S. La particolarità è la cassa curva in acciaio da 38x48, cinturino originale in coccodrillo, un quadrante grigio, grigio scuro, quasi Carino, dai, nero, non mi piace, ma carino. contatario, un movimento automatico ETA a 33 gioielli, siglato bulgari sul fondello. 33 gioielli. Un 33. bel orologio da collezione. Cos'è Ora 33? passiamo a un orologio che usa nostro figlio, un Tissot SeaStar 1000 Powermatic 80, Bello. movimento automatico svizzero con un bel quadrante blu, diametro da 40. In origine aveva un cinturino in caucciù, poi abbiamo messo sul bracciale originale in acciaio, resistente fino a 34 atmosfere, fondello a vista. Un 34 atmosfere. bel orologio pronto a tutto, si può usare al mare.
Simpatico, dai. Adesso torniamo su un orologio dei miei. Vai. Questo è un Benur, un Pilot, un orologio dedicato ai modelli della Luftwaffe della Seconda Guerra Mondiale. Bello. È stato prodotto nel 2018 in 50 pezzi da artigiani tedeschi sulla base dell'ACO. Ah. Cassa in acciaio da 50 mm, 50 con cinturino in cuoio. Io ho un polso quasi da 20, quindi su di me non stona. Guardiamo un attimino cosa c'è scritto. Deutschland 10 atmosfere, tipo 17 su 50, quindi è veramente anche numerato. Questo è simpatico. Bihur, cioè il quadrante, tipo di quadrante, no? Sapphire Crystal, Deutschland 50 mm. Ecco, questo qua è veramente l'orologio, che il diametro degli orologi che utilizzavano gli osservatori dei bombardieri della Luftwaffe, gli osservatori, quelli che dovevano prendere il tempo per poi, quando la sganciamo la bomba, prendevano il tempo, in base a quello, dopo tot chilometri, dopo tot tempo, siamo su quel punto, si sgancia, un po' a caso, non è come oggi che sono le bombe a guida laser, GPS. Tempo, siamo sopra, sì, più o meno ci siamo, sgancia la bomba. E dove va? Va. 50 mm, erano belli grandi perché loro non è che dovevano fare i fighetti, no, su questi aerei, loro dovevano vederlo l'orologio, se lo mettevano anche sopra la giacca esterna così e guardavano. Simpatico, dai. Però, chissà quanto l'hai pagato. Usa un movimento automatico Seiko, Seiko, orologio crolla di tutto. collezione. Mi crolla un po' tutto però, cioè sembrava una roba artigianale fatta da, insomma, per riprodurre gli orologi della Flieger, e mi ci metti un movimento giapponese, mi crolla un po' tutta la poesia che ho detto, no? Vabbè, non è perché sia male, ma proprio a livello etico, no? Un orologio della Seconda Guerra Mondiale tedesco con un calibro giapponese, vabbè. Artigianale, bello. Va bene, dai. Ora passiamo a un orologio che sono usa spesso, Cartier Santos Octagon Octagon. automatico. L'ha ricevuto in eredità con tutto il suo corredo, un orologio ai primi anni 90. L'abbiamo fatto Cabochon. revisionare, abbiamo dovuto purtroppo cambiare il quadrante che si era rovinato, ma ora è tornato nella sua bellezza. È in acciaio e oro, un diametro di cassa da 25. Suo vetro zaffiro, numeri romani. Bello Massi. l'oggetto. Simpatico. Ora passiamo al mio orologio, diciamo di utilizzo di tutti i giorni per ora, che Top. è il Seamaster 300, mi pare che ce l'hai anche tu. Eh sì. Un orologio che ha origine nel 93, questa è la versione attuale col calibro 8800. Automatico, certificato Master Chronometer, presenta la particolarità della valvola di uscita elio in alto a sinistra. Un Certo, che la usiamo, no? orologio che sul retro fa vedere il fondello in vista, la In vista. cassa da 42, stile on stile. Cos'è? Tornando a guardarlo di fronte, si vede la lavorazione su base blu delle onde del mare lavorate, penso si dica Guilloché. No. È un orologio che io, di cui mi sono veramente innamorato. Bello, sì. È bello, ci piace. Adesso vediamo l'orologio da cerimonia di Sonia, Vai. Rolex Oyster Perpetual, con Carino. referenza 69-17, Toppino. ormai un orologio vintage, prodotto in primi anni 90, fine anni 80, primi anni 90. È stato interamente revisionato l'anno scorso, con il suo vetro plexi, cassa oro, cinturino in pelle coordinato, un diametro da 26 mm, quadrante color oro, Champagne. abbiamo tutto il suo corredo e Da notare come la corona risulti sproporzionata, la vedete? L'orologio piccolino, la corona sembra delle stesse dimensioni di quelli da 40 mm a 36 mm. Boh, va bene la comodità, perché uno dice, no, ma si utilizza meglio, però anche l'occhio vuole la sua parte. lei voleva mettere questo cinturino in oro di un altro orologetto che non usa più, ma il cinturino in oro è rimasto intonso e ci Intonso. potrebbe stare perché trovare l'originale è pressoché impossibile, del resto il cinturino in pelle comunque non è originale. Pensava di fare questa sostituzione e voleva sapere cosa ne pensavi tu.
Vorrei vederlo, scusa, vorrei vedere il bracciale in oro sulla testa in oro. Non è che me li puoi far vedere così separati e dire cosa ne pensi? Non lo so, non lo so. Però, insomma, come viene, viene, poi alla fine il gusto è il tuo. Io proverei, anche se su una signora tutto in oro fa un po' la sua bella figura. A me piacerebbe vedere una signora con l'orologio tutto oro, il bracciale in oro. Sì. L'ultimo, Rolex Submariner Hulk, acquistato per colpo di fortuna nel 2019 per una coincidenza dal concessionario Rolex di Lubiana, in Slovenia. La referenza era 116-610 LV con calibro 31-35 di manifattura, cassa da 40, tutto acciaio con moneta in ceramica. Ho sia il bracciale Oyster che il cinturino in coccodrillo verde, con la sua bella chiusura, con estensione Rolex Glide Lock, vetro zaffiro, datario, quadrante verde smeraldo in omaggio al colore verde della casa. Vediamo aperto Oh. sul mio polso, da quasi 20 ci sta giusto, quasi piccolo. È piccolo, pare che è grosso a me. Vabbè. Bene, Vabbè. ti Grazie ringraziamo, a te. ti salutiamo. Ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao Sonia, un caro saluto. Quando sento la voce femminile così soave, mi sciolgo quasi. Niente. Orologi simpatici, dai, c'hai l'Hulk Submariner che a me non piace, poi verde, proprio tutto verde così, proprio zero. E l'Omega Seamaster 300 come quello che ho io, che mi piace, poi tutta un'altra serie di orologi da signora. Qua è proprio il caso di dire che sono orologi da signora, perché come sapete le donne sono quasi più fortunate, o anzi più intraprendenti, perché sono capaci di indossare indistintamente gli orologi che nascono per loro e gli orologi che sono pensati magari per uomo, no? Come un Daytona, un Submariner. Le donne li indossano tutti, non si fanno problemi e stanno bene con tutti. Però ogni tanto vedere una appassionata che predilige le forme contenute, gli orologini piccoli, l'oro, l'acciaio è oro, il Santos, fa sempre piacere. Fa sempre piacere perché denota una certa finezza, che magari si rischia anche di perdere col tempo, ma ognuno ha i suoi gusti e quindi noi ce ne facciamo una ragione e contenti loro, contenti tutti. Prossimo video. Ciao Davide, Ciao. con un bicchiere di vino e con un panino la felicità, Ma no. ma anche con qualche bicchiere di un buon rum o un whisky o qualsiasi altro liquore, quando vorrai venirmi a trovare, farei una buona scelta. Guardiamo un po', l'amico qua ci inquadra tutta la sua cantina di liquori, anche con le luci soffuse rosse, vini poi ci sono, ma io non sono un gran bevitore, ragazzi, nonostante io abbia qua le bottiglie, ma le tengo qua per gli ospiti, per bellezza. Io non bevo quasi mai, quando se esco bevo la birra, quindi veramente è limitata la cosa. E poi vedo 5 scatole di orologi, quindi andiamo a vedere gli orologi che ci offre l'amico. Ci beremo qualcosa insieme. Adesso ti faccio vedere la mia piccola collezione di orologi. Diciamo Orologi. Bravo. che ti ho scartato tutti i giocattolini comunque. A parte questo orologio che è il mio orologio da battaglia da tutti i giorni, che lo Ma non porto al so. lavoro, lo porto al mare. Ma perché? Io queste cose non le capisco, no? L'orologio da battaglia da tutti i giorni, lo porto al lavoro, lo porto al mare. Ma ti dà soddisfazione? È una roba del genere. Cioè, se tu hai veramente bisogno di uno smartwatch o di una roba del genere, quello lì non so nemmeno cosa sia, te lo metti sul polso destro, magari. Ma anche no, e sul sinistro ti metti un orologio che ti dà un po' di soddisfazione, che faccia il suo, no? Io non ci riuscirei a indossare una roba del genere. Cioè, è come togliere tempo a tutti gli altri, già ne ho tanti, no? E faticano a salire sul mio polso, litigano anche tra loro a volte per salire sul mio polso. Già ne ho tanti, faccio fatica ad utilizzarli tutti. Poi mi ci metto anche, mi metto lo smartwatch perché da tutti i giorni uso lo smartwatch. E gli altri orologi cosa li tengo a fare? Cavolo, non ci riuscirei io. Beato te, contento te. È indistruttibile. Ti faccio vedere l'orologio. Scusa la mia mobilità, ma ho avuto un incidente alla mano, quindi posso muoverla solo in Va parte. bene. Anche per questo ho deciso di comprare qualche orologio più carino.
almeno quando la guardo piango con un occhio. Ti faccio vedere allora questo qui che è un Eco Drive, un classicissimo Eco Drive della Citizen, che oltretutto è l'orologio che mi fa ricevere più complimenti in assoluto, non Addirittura. so il motivo. Forse credo perché si fa notare veramente tanto, è molto grande. Per il bracciale che c'ha. Però funziona bene, giustamente, un Eco Drive a batteria o funziona, Accumulatore. cioè non si può andare, non si può Non sbagliare. si può. Adesso il mio Ciofeca, che volevo farti vedere, nuovo mai messo, è un Giorgio Fedon, me l'hanno regalato per un compleanno. È carino però, devo dirti che è carino. Fondello a vista, movimento a vista, scusa. Movimento sicuramente di gran lusso, visto che è arancione. Giorgio Fedone è praticamente un negozio di abbigliamento, di valigeria, mi sembra, di pelletteria, che è, sì, dalle tue parti lì, uno è il Veneto, no, non siete del Veneto, è quell'altro di prima che era il Friuli, del nord Italia, nel Veneto, credo, che poi si mise a fare gli orologi gadget, ecco lì, Giorgio Fedone, 1900, quello che è, sarà un Miota il calibro, orologi dimenticabili, non comprabili, si può dire, non comprabili. Comunque, eccolo qui, non l'ho mai messo Non l'hai mai messo, e bravo. credo che non lo metterò neanche mai. Bravo. Adesso ti faccio vedere questo piccolo Longines che viene da Hollywood, perché un'azienda che stava lì, praticamente dietro gli studi di Hollywood. Questo è un orologino tutto in oro, oro 10 carati, quindi comunque di poco valore, 10. ma avrà una storia pazzesca, stando lì ne avrò viste di tutti e di più. È piccolissimo, guarda, è proprio un dito, un poco, ma neanche un dito, piccolino. Monta un movimento, se non erro, 12-16, qualcosa di piccolo, piccolo, piccolo. Funziona bene, Beh, devo dire che funziona meno bene. male. Poi ti faccio vedere quest'altro pezzo forte per me, perché è venuto veramente molto bello. Molto bello, Molto ormai bello. usiamo i termini che usano tutti, grazie ai tuoi video. Allora, questo è un Longines anni 50, 60, se sei il modello, aiutami. Ho 60 no. fatto lucidare la cassa totalmente perché era molto rovinata, ho fatto cambiare il vetro e il cinturino, Bravo. però ho fatto mantenere il suo quadrante perché è eccezionale. Alla sua storia, ha vissuto tanti momenti e se li deve portare sulle spalle. Secondo me è Bravo. giusto così. È inutile farlo ristampare perché perde il suo Fatto fascino. bene. Così è veramente qualcosa di unico. Simpatico, dai, mi piace. Poi ti faccio vedere il mio orologio preferito in assoluto. Eberhard. Questo Eberhard con corona in oro. Questo si fa notare tantissimo. Ma lo noto veramente, cioè io quando guardo l'orario lo guardo per vedere l'orologio, te lo dico Certo, sinceramente. certo. Questo fa dei giochi di luce, grazie ai suoi indici, niente, è ipnotico, guarda che Ipnotico. bello. È bello, sì. Abbastanza. Ma comunque anche il fondello chiuso, così non si vede il suo Sellita, che ho scoperto che monta un Sellita SV200.1. Visto che comunque il suo sito è veramente molto scarno, non Sì. dice niente, quindi mi sono messo a tavolino e l'ho aperto. Addirittura. Questo qui è lui, nel suo splendore. Resta comunque il mio orologio preferito. Vabbè, comunque non c'era bisogno di, cioè, aprirlo. Fatto bene. C'è il rischio che perde l'impermeabilità. Dovresti fare un test per vedere se l'hai richiuso bene, visto che hai fatto il fai da te. Però magari con un po' di ricerca, si capisce che dentro c'è un Sellita SV200. Poi, anche nel caso non fosse quello, fosse un ETA 28-24, cambia ben poco. Arrivare ad aprirlo, va bene, fatto bene. Poi mi hai chiesto prima della referenza di quello G, non la so che modello è, perché negli anni 40, 50, negli anni 40-50 non esistevano i modelli di Longines, esistevano i numeri di referenza 4097, per esempio, scritto all'interno del fondello. Nel 54 fu la prima volta che Longines fece uscire una famiglia di orologi chiamata flagship. Poi nel 57 fece la Conquest e poi da lì in poi ci fu tutta la serie di famiglie.
cioè il nome dell'orologio, ma nonostante quello, anche fino agli anni 60-70, ci sono orologi che non hanno un nome proprio di cosa, ma semplicemente una referenza. Quello lì è un classico orologio, sembra con 1268Z, per dirla così, di quelli del 52, 53, 54. Poi ho preso questo qui. Apriamo Bello, top. il vetrino. Ok. Questo Super Ocean della Breitling. Allora, ti dico che è un bellissimo orologio. Ancora l'ho indossato solo una volta. Naturalmente funziona benissimo. Però Però. credo che lo venderò. Perché lo indossandolo. Allora, io l'ho preso, vabbè, nel classico sito che conosciamo un po' tutti. Però indossandolo non mi dice niente. È bello perché è veramente molto molto bello, Molto bello. però non mi dice tanto Non dice per tanto. i miei gusti. Oh. Giustamente non l'ho provato dal vivo quando l'ho comprato, quindi ho fatto questo sbaglio, va bene, ma lo rivenderò. Ho comunque tutti e due i documenti, la scatola originale, però a me piace tenerlo qui a vista. Va bene. Davide, Oh. con questo chiudo, ti Ok. ringrazio Grazie a te. dai miei liquori e dai miei orologi e dalla Sicilia. Un abbraccio, Sicilia. continua così e love. Love, grande, l'amico siciliano. Gli avevo dato del friulano, si sarà anche offeso. Siciliano, bravo. Niente, succede, succede, c'è poco da... Quando un orologio poi dopo non convince, è inutile, può succedere, a volte capita. Ed è meglio assumersi la responsabilità, cioè assecondare il proprio cambiamento di gusto. E quella è la coerenza. La coerenza è anche saper accettare il proprio cambiamento o la propria decisione, cioè non per forza sforzarsi di farselo piacere, no. È arrivato, l'ho indossato una volta, non mi dice niente, non mi piace, non scatta la scintilla, non fa il suo, non è molto bello, è inutile, lo vendi, ci rimetterai qualcosa, è lo stesso. La tua salute orologera è più importante di quelle 200-300 euro che se ne vanno nel caso di rivendita. Secondo me è così. Comunque, è ancora del tempo. L'hai indossato una volta sola. Prova a indossarlo più volte e vedere un po' cosa ti dice, se ti parla. Per il resto degli orologi, mi hai visto il Longines Vintage bellino, l'Eberhard che ti piace tanto, Giorgio Fedon da dimenticare, e Citizen Eco Drive lì che però insomma con quella ghiretta placcata oro sopra, la lunetta placcata oro sopra, non si può vedere. E che tutti te lo notano al posto, secondo me, perché c'è il bracciale maglia milanese. Il bracciale maglia milanese su qualsiasi orologio te lo metti e tutti si girano a guardarlo. Bello quell'orologio lì, semplicemente perché attira l'occhio, luccica, no, scintilla, sembra quasi una cosa di pregio. Secondo me è per quel motivo lì. Boh, comunque grazie per il video e complimenti per gli orologi e per i liquori. Ciao Davide, Ciao. sono il Pantu da Milano. Pantu. E chi è? Prima di tutto complimenti per il tuo canale, ti seguo da un po' di tempo e insomma mi sono deciso anch'io a condividere con Bravo. te e con il tuo pubblico la mia piccola collezione di Vai, orologi. facci Allora, vedere. partiamo velocemente da vintage e io partirei con questo bellissimo automatico, questo Zenith. Zenith in oro, è un orologio degli anni 70 che ho ereditato da mio suocero Senza ed data. è molto bello, come dici tu, molto bello e veramente ancora molto vestibile. E lo metto raramente, ma veramente di gran classe. Il cinturino originale funziona, che è una meraviglia, molto È interessante. Poi interessante. passo a questo Polpico al quarzo, quindi a batteria. È un orologio molto sottile, devo dirti abbastanza simile all'altro, nel senso che ha le stesse caratteristiche, almeno estetiche. Chiaramente è un po' più nuovo, non è niente di che, Ma in però credo che oro. come dress watch sia comunque un orologio molto elegante. Poi, sempre sui vintage, volevo farti vedere questo Omega, di Mamma cui mia. onestamente non conosco
la storia, nel senso che anche questo l'ho ereditato, ma purtroppo la persona non c'è più e quindi dovrei portarlo. Io sinceramente non so cosa dirti. Secondo me potrebbe essere falso, la butto lì, perché usavano, cioè c'erano i falsi anche in quei periodi lì, eh. Secondo me potrebbe essere, boh. Allora, intanto la corona non è la sua, le lancette non sono le sue, mi sembrano veramente più scure rispetto al resto. La scritta Omega automatic, bah, non mi convince sto orologio qua, a me mi spiace, però... Siccome non sono un espertone, non voglio nemmeno sbilanciarmi, ho già detto anche troppo, ma a me, o che sia reincassato, o che è quadrante, non lo so. Tutto storto, non mi convince. Portarlo dal mio orologiaio di fiducia e fare un attimino vedere anche questo cinturino molto particolare, ma non è elastico, con queste maglie. Però non è brutto, come vedi è abbastanza rovinato, il quadrante... un po' conciato, però lo trovo, diciamo, un bel pezzo, se non altro da collezione. Non so quanto valga la pena e se si possa poi metterlo a posto, però ma. Mi piace. Ma. Poi passerei ai pezzi un pochino più moderni. Vai. Allora, ti faccio vedere questo Oyster Perpetual. Molto top. Bello, è quadrante Ardesia. Adesso qua non si vede, ma gli indici qua sono... Andiamo. No, non si vede. Sono in oro. Celesti. Ah. Sono i dot che sono celesti, quelli sul Rio. Questo qua è da 36, mi sembra, no? 36. Io l'ho sempre. L'avrei voluto a 39, quello che ora è fuori produzione. Ora c'è il 41. Non so nemmeno quant'è di larghezza cassa in realtà il 41. Perché se tanto mi dà tanto, il mio Datejust 41 è 39,5. Anche. L'Oyster 41 sarà 39,5, boh, non lo so. Volevo il 39 che è uscito di produzione qualche anno fa e non mi piace il fatto che abbia gli indici in oro bianco e solamente il 3, il 6 e il 9 con il Chromalite, perché questi indici qua scompaiono, quelli in oro bianco scompaiono. Quindi prima che uscisse di produzione avevano fatto due versioni con tutti gli indici Chromalite ed erano il quadrante bianco e il quadrante nero. Quei due modelli lì da 39 hanno tutti gli indici con il Chromalite ben leggibili, belli, che spiccano bene e non hanno questi colorini qua attorno, no? Perché questo qua è grigio e c'ha i dot blu, poi c'è quello viola con i dot, non me lo ricordo, gialli, insomma erano un pochino, diciamo, arlecchinosi, no? Però se ti piace, per me non è leggibile questo. Un orologio super portabile, insomma l'ho messo tante volte. Un classicone che mi piace molto. Poi questo è il regalo che mi sono fatto per i miei 40. Oh. È un Tag Heuer Carrera calibro 1867. Mi piaceva molto ai tempi questa configurazione a due e a tre. Devo dire che è un bel pataccone, oh. Bello spesso, una bella bisteccona, però insomma è un bel orologio, mi piace molto, è elegante. Non mi fa impazzire per nulla. Sempre rimanendo in casa Tag Heuer, questo invece l'ho preso per i miei 50, è un Carrera automatico, questo quadrante che è una cosa spettacolare, adesso non si vede da questo video, ma ha veramente questi riflessi avorio della cassa che sono una cosa meravigliosa. Devo mi piace. Che lo preferisco per esempio ad alcuni Rolex, diciamo, senza data, così. Boh. Ma questo qui è un orologio molto molto elegante e dal mio punto di vista anche abbastanza abbordabile come prezzo. Ed io preferisco il quadrante blu. Un blu. Signor orologio. Orologio. Poi, eccolo lì. Questo, vabbè, un classicone, GMT Master 2. Bracciale Jubilee, che te devo dire, questo qua è un po' un classicone, qua si va abbastanza sul sicuro, però poi due chicche finali senza dilungarmi troppo. Questo è un orologio da donna, anche questo vintage,
molto bello, scoperto da poco, nel senso che mia moglie l'ha tirato fuori così dal cilindro. Oh. È un Longines, vabbè, piccolo piccolo, non so quanti millimetri fa, potrebbe essere un 34, però cassa completamente in oro, insomma tenuto abbastanza bene, andrebbe fatto un po' lucidare perché è veramente così, è arrivato imprevisto nella collezione, ma è molto bello. Sì, oggi... Adesso qua si fa fatica, però che questo andrebbe revisionato. È la giornata degli orologi da donna. È l'orologio, di classe. E poi, ultima chicca. Cos'è, cos'è? Anche qui siamo sul semi-vintage. Un Rolex Oyster, tra l'altro in questa sua confezione originale degli anni 80, compreso di tutto, sì, ma... la sua scatola originale, qua crolla tutto, tutta la sua, scusate, tutta la sua documentazione originale del tempo, la garanzia, insomma, veramente tenuto molto bene, full service, ancora le varie placchettine, ed è questo bellissimo Rolex Datejust, acciaio e oro, 36 mm, io lo trovo di una grandissima, gran classe, sì. Gran classe. È intramontabile, un evergreen al polso, sta un po' piccolino, devo dire, a me piacciono gli orologi un pochino più grandi, però è un orologio molto bello, e, insomma, anche un valore affettivo particolare per me, perché questo era l'orologio del mio papà. Ah. E lo porto raramente, lo tratto un po' come una reliquia, vabbè. Ma molto bello. Molto bello. E niente, io ti saluto, vi saluto, vi ringrazio, spero di essere pubblicato sul tuo canale, continuo a seguirti, vai avanti così che sei un figo. Grazie, ciao. Grazie mille, dai. Orologi con il GMT in primo piano, un paio di Tag Heuer, tra cui il Carrera bianco solo tempo, che io me l'hai decantata, cioè, elogiandolo, ma io preferisco quello col quadrante blu, mi piace di più quello con il quadrante blu. E poi avevi il Tag Heuer, quello cronografo, che quello lì non riesco a farmelo piacere, veramente troppo grande, troppo spesso, troppo... veramente una grafica, un aspetto un po' troppo da orologio cheap, non so se mi spiego, cioè non è molto caratteristica del modello, ma non mi piace a me fatto così. Eppure continuano a farne anche altri, cioè mi sembra anche il Pontos di Maurice Lacroix Crono, che è fatto così, a me non mi convincono al 100% questi design. Comunque dai, complimenti, soprattutto anche per l'ultimo, il Datejust da 36, che mi sembrava anche più piccolo da 36, infatti ho guardato bene se non fosse stato un Date, invece è un 36, come dici te, che era del babbo, e lì non si tocca. Fa sempre tenerezza vedere questi bracciali che sono molto laschi, che hanno subito l'effetto del tempo e sono morbidi, e vabbè, però devono essere così, è un vintage, bravo, complimenti per gli orologi, prossimo video. Ciao Davide, sono Marco. Ciao. Da Torino e ti presento la mia piccola collezione di orologi. Sei brutto, Eccoci. Vai. Allora, inizio dagli orologi meno... Allora, guardiamo un po', perché ha messo quattro oggetti per farci capire un po' l'iPhone della Apple. Boh, qua perché bisogna fare pubblicità, non si sa. Io sono un androidiano convinto, non ho mai avuto nulla che sia della Apple, né computer, né dispositivi mobili, elettronici, a batteria, mai avuti. E poi c'è la Ford Mustang e la Dodge Challenger, due macchine americane di quelle muscle car, come si suol dire. E poi c'è un libro di Marco Rinaldi, Alf, che non so cosa sia, ce lo dirà qualcuno nei commenti. Interessanti, fino ad andare a quelli un pochettino più carini. Vai. Mi levo subito il dente, ti volevo provare a dare un suggerimento e magari mi potevi dire che cosa ne pensavi. Io ho un Apple Watch serie 4 e mi è venuto in mente, utilizzandolo per sport, per correre eccetera, che può essere usato effettivamente come un configuratore portatile, perché mettiamo che vogliamo
immaginare come starebbe al nostro posto una complicazione lunare oppure una funzione GMT o una Ma guarda, funzione diciamo cronografica, e diciamo che utilizzandolo così senza troppe pretese possiamo effettivamente scegliere una vasta gamma di personalizzazioni che tutto sommato non fa mai male, e in fase di acquisto può aiutarci a capire, diciamo, quello che vogliamo, quello che ci starebbe bene, ecco. Quindi ma scusami un secondo, ma non capisco se mi stai prendendo in giro. Cioè, secondo te una rappresentazione grafica all'interno di una roba in plastica, nera, larga, rettangolare, luminosa, fatta così alla bella e meglio, ti può dare la sensazione di indossare veramente quell'orologio e capire se ti può piacere o meno? Ma non esiste assolutamente. Ma proprio non c'è proprio nemmeno la, cioè, la corre, non c'è, non c'è, non è possibile. Non capisco. fammi sapere cosa ne pensi su questo. Niente, te l'ho detto. Passiamo agli orologi un pochettino più semplici adesso rispetto a quelli agli ultimi, diciamo, che ti presenterò. Vai. Allora, questo Casio era di mio papà comunque c'è ancora tutto bene, però non lo utilizza più e quindi ho deciso di tenerlo io, di salvarlo Bravo. io, e per il momento lo tengo, va bene così. Bravo. Prossimo orologio, sempre diciamo tra virgolette eredità di mio papà, è questo Un altro, Citizen uguale. Eco Drive, molto grande perché parliamo di 45. 45 mm diametro cassa a batteria, No. però tutto sommato devo dire ho imparato ad apprezzarlo e mi piace molto. Quadrante un po' incasinato come vedi, però tutto sommato chiaro e funziona È ad bene. accumulatore, non è a batteria. Prossimo orologio che ti mostro è stato un regalo di laurea, quindi sì, Clemente, questa ciofeca Calvin Klein. Tutto sommato però ti devo dire mi piace, molto sottile ovviamente, quarzo, però lo utilizzo come dress watch, mi trovo molto bene e lo utilizzo ancora ad oggi. Ne avevo anche un altro regalo, diciamo che mi avevano fatto, però non lo utilizzo più e quindi preferisco non Meno mostrartelo, male. perché era un Braille, quindi Oh, ma. possiamo capire, però questo qui, diciamo, mi piace molto ancora oggi, lo trovo molto elegante. Calvin Klein fino al 19 faceva parte, non è che faceva parte, era un marchio dato in concessione di licenza al gruppo Swatch, quindi glieli facevano quelli del gruppo Swatch e dentro ci mettevano dentro un'ETA, no? Ci mettevano dentro i calibri ETA, erano anche fatti benino. Però pur sempre un marchio di moda assolutamente disinteressato agli orologi e all'orologeria. Cioè, non è che perché è un marchio di moda allora non va bene, perché ci sono marchi di moda che fanno orologi con la O maiuscola, Bulgari, Cartier, un marchio di moda, e ce ne sono altri che non mi vengono in mente, Chanel fa degli super orologi. Non è che il marchio di moda è uguale a orologi brutti e cattivi. È il fatto che ci sono marchi di moda che si interessano all'orologeria e marchi di moda che si disinteressano all'orologeria e utilizzano il nome del marchio solamente per fare dei gadget e guadagnare dei soldi. Quindi danno il nome in licenza al gruppo Swatch che gli faceva gli orologini che io non prendevo in considerazione nonostante fossero fatti bene. Non li prendevo in considerazione perché è un marchio che non ha senso per me, no? Ora, dal 19 in poi hanno mollato la licenza, quindi non glieli fanno più. Si vede che hanno capito che è meglio che il gruppo Swatch si concentri sul fare gli orologi per loro, fatti come devono essere fatti. E ora non lo so chi glieli fa gli orologi a CK, non lo so, però se ti vai sul sito web di CK vedi che sono tutti orologi al quarzo con vetro minerale da 150 a 250 euro. Ora voglio dire. Da 150 a 250 euro, tasse, guadagno, margini, mettici tutto quello che vuoi. Cosa sono? Saranno delle cinesate da 20 euro, da 10 euro, perché sennò non ci arrivi a fare il margine a 150 euro, no? Questo voglio dire. È la dimostrazione che non sono interessati assolutamente all'ambito orologiero. Se li facciamo fare dal gruppo Swatch, finito il contratto, ora da chi ce li facciamo fare? Ma sì, facciamoli fare a Shenzhen, da quel marchio, da quella fabbrica lì, tin, 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 CK, e te vai, li compri, poi c'è cioè Calvin Klein, c'è cioè il Calvin Klein. Prossimo
prima di mostrarti gli orologi che ho fatto, diciamo che ho acquisito in maniera un pochettino più consapevole, volevo sapere se tu sapevi qualcosa di questo. Cos'è? L'ho trovato quando ero piccolo nella spiaggia ed è di Lufthansa. Non so se lo danno o lo davano in dotazione o come regalo. Non lo so, però te lo mostro perché non ho trovato nulla e magari tu sai darmi qualche informazione in più, ecco. No, mi dispiace, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Cioè, l'ipotesi è... Io ho visto a volte, quando vai in aereo, ci sono i libri, i depliant dove vendono anche i gadget della compagnia aerea, no? Ci sta che Lufthansa si sia fatta fare degli orologi da vendere così, tipo le pentole quando sei sull'autobus, sul pullman in gita, cioè quello sale al volo quello che vende le pentole, dovete comprarle per forza, se no vi lasciamo a piedi qua, giù. È uguale lì la Lufthansa, non ne ho idea, non ho nemmeno capito se è automatico, se è al quarzo, cos'è non è. Però è sempre lo stesso discorso di prima. Il marchio, uno dice il marchio non conta niente, il marchio conta perché il marchio è una porta chiusa che ti apri e guardi chi c'è dietro. Chi è che mi sta costruendo questo orologio? Chi è? Qualcuno che l'ha sempre fatto, qualcuno che ci tiene, qualcuno che domani me lo svende e lo butta via, oppure anche una persona appassionata come può essere quella di un microbrand che c'è una storia personale dietro, qualcosa. Se io vedo un orologio con scritto Calvin Klein messo sopra il quadrante, un Lufthansa, un S Lunga, possono anche essere fatti bene gli orologi, che non li compro, non mi interessano. Cioè, c'è pieno di begli orologi, perché devo confondermi con un Lufthansa o con un S Lunga? No, sono gadget. Devi sapere che diciamo questi li avevo in casa, però effettivamente non ero appassionato di orologi prima. Mi sono appassionato perché un mio amico è un conoscente, diciamo, durante una cena mi ha mostrato il suo nuovo acquisto, un orologio. Io gli ho chiesto che cosa fosse, ed era questo modello qui che adesso ti mostro, Facci vedere. ovvero questo Citizen Tsuyoda. Va per Bello. la maggiore, non lo sapevo, gliel'ho visto, mi è piaciuto molto e questo è stato, diciamo, il primo orologio effettivamente Bello, meccanico che ho perfetto. posseduto ed è quello con cui ho conosciuto il tuo canale. Ah, Quindi lo reputo molto bello di molto queste bello, sfumature. bravo. L'ho cercato un pochettino, l'ho trovato di questa colorazione blu e mi piace molto. Quindi diciamo questo è il primo acquisto consapevole che ho fatto. Mi piaceva anche verde, però non volevo comprare lo stesso E orologio. allora? Così, diciamo, quando ho conosciuto il tuo canale, ho guardato un pochettino e ho C7. trovato il mio orologio successivo che ho acquistato relativamente da poco, che è questo Ah. Orient Tristar Sì, sì, colorazione sì, 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 sì. verde, è una delle prime versioni, appunto non l'ultimissima, però appunto la reputo assolutamente bellissima, chiuso dietro, e in modo tale li alterno, una volta metto il quadrante blu dello Tsuyose, una volta metto questo qui, questo Orient Tristar Bravo. verde. Con quadrante verde e dà sempre molte, molte soddisfazioni anche questo orologio. Non se ne vedono parecchi in giro, so che è uscito fuori di produzione e sta diventando, diciamo, un pochettino introvabile. Si trova spesso appunto in colorazione tobacco, verde è più difficile. Ma veramente è il contrario. Io avevo fatto la recensione dell'Orient Tristar Tabacco. Che era spett è spettacolare, che se l'è preso, se l'è preso, non si trova più, poi costava 120 euro, una roba del genere. Invece il verde c'è, ah no, è il blu che c'è, forse il verde non c'è più, però di questa versione qua è il blu che c'è, ma il tobacco veramente è introvabile. Poi voglio dire, ecco, due marchi abbiamo visto, Citizen e Orient. Ora te Orient, no? Se te lo metti e vai in giro alle persone che non capiscono niente di orologi, e quali non interessa niente di orologi, leggono la scritta Orient, cosa possono pensare? Guarda lì, cos'è, una cinesata quell'orologio lì, no? Invece no,
Orient, così come Citizen, sono marchi giapponesi storici che hanno tutto un background che deriva da decenni e decenni di storia e di orologi fatti. Hai capito? Non è un marchio messo lì tanto per. C'è tutta una storia dietro, c'è tutta un savoir-faire. Cioè, Orient fa i calibri, se li fa da solo, figurati un po' come si è messi. Sono economici, hanno dei punti deboli come ce li hanno tanti orologi, ma cavolo, sono orologi che vale la pena acquistare e possedere e indossare. Può essere anche una mission quella di cercare di erudire il prossimo, no? Nel momento in cui ti ferma e ti dice: ma cos'è l'Orient? Perché c'è un Orient? Guarda che bello, io ho il mio Giorgio Armani. E te allora cominci, gli fai tutta la filippica, gli spieghi tutto, quindi ti prepari prima e lo smelmi, eh? Lo smelmi proprio. Come ultimo orologio ti mostro una chicca, un regalo di mio nonno, che seppur non è, diciamo, non essendo un orologio super, ecco, te lo mostro perché comunque ci sono affezionato, Vai. tutto sommato dai, è carino e ha anche il suo valore. Questo Zenith Carino. è un quarzone, per carità, probabilmente era il periodo dei È quarzoni, certo. però come posso dire, Boh. nonostante abbia i numeri romani, lo trovo molto elegante Nonostante. ed è completamente d'oro, quindi comunque ha il suo valore perché è d'oro, però diciamo lo vorrò utilizzare come diciamo orologio di famiglia da trasmettere, da tramandare di generazione in generazione, Bravo. per quanto, ripeto, non sia assolutamente un orologio dal valore inestimabile, però comunque è un qualcosa che vorrei rimanesse nella mia famiglia, ecco. Bravo. Davide, grazie per avermi Grazie ascoltato, per avermi dato questo spazio. Un saluto a te e a tutti gli amici del canale e love. a te. Love, 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 love. Bravo, bravo ragazzo. Hai conosciuto il mio canale tramite lo Tsuyosa o il Tsuyosa, cioè hai fatto la ricerca, hai avuto fuori uno scemo che ti dice, ecco, da lì, a volte, beh, però nel mio piccolo ho contribuito a farti appassionare, perlomeno a capire, essere consapevole, diciamo così, capire è un parolone, essere consapevole di quello che vai ad acquistare. Tutti belli, soprattutto l'Orient e il Citizen e non gli altri due. Ma lo Zenith al quarzo sì che ha senso. Prima di tutto ha valore affettivo del nonno e poi lo vuoi tramandare, cavoli, è già qua tanto di cappello a te che sei giovane che già hai questo concetto di famiglia, perfetto. Poi è d'oro, quindi anche un valore economico, è di pregio, più che economico di pregio. Ti indossi un orologio tutto d'oro, dovresti stare un pochino meglio, ti dovresti sentire un pochino meglio, no? Ti metti sul divano con l'orologio tutto d'oro, stai meglio. E poi il quarzo ha senso perché specie da dove proviene, molto probabilmente dagli anni 80, fine 70, 80, ma anche se fosse 90, ed erano al quarzo, e tutti andavano a cercare di comprare un orologio al quarzo, anche io mi ricordo quando andavi, sì ma è al quarzo, come dire, sì, questo qua è al quarzo, e allora te eri sicuro che era l'orologio più preciso del mondo ed era l'ultima tecnologia in voga al momento, erano così. Quindi lo Zenith al quarzo ha più che senso, ha più che senso. Come io nella mia collezione di Longines, che ho tutti i meccanicini del 52, del 67, del 74, e prima o poi quando lo trovo a buon prezzo, perché non ho voglia di spendere una cifra gigante per un orologio, un Longines al quarzo degli anni 80, fine anni 80 magari, da mettere lì in collezione, non indossarlo, ma messo lì insieme a tutti gli altri calibri meccanici, elettromeccanici e al diapason, giusto per completare la collezione, no? Quindi ha un senso. Quindi ecco, se qualcuno c'ha un orologio al quarzo, insomma, un Longines al quarzo, fine anni 80, ma proprio tipo 20 euro, cioè, tieni 20 euro, grazie, me lo piglio e me lo metto in collezione, ok? Appello agli amici del canale, siamo 88.000, ci sarà uno che apre un cassetto, no? Trova, cosa se ne fa? Cosa te ne fai? Dammela a me. Ragazzi, mi sembra di aver detto tutto, o meglio, boh, mi sembra di aver detto tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fino qua, che vuol dire che avete guardato il video. Non so quanto sono durati, erano solo 4. Ho cercato di fare una cosa un po' più snella oggi, ma non so quanto viene a durare. E vi ricordo gli appuntamenti fisici, come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.